il compito di aprire questo pomeriggio di lavori appunto con un intervento il cui intento vorrebbe proprio essere questo, quello di definire un modello di lavoro e di azione per le comunità amiche delle persone con demenza. La federazione, come accennava Mario appunto, basandosi su quelli che sono i modelli internazionali, ha creato un vero e proprio percorso di riconoscimento nazionale per tutte le realtà che ci chiedono di diventare, desiderano diventare comunità amiche. Quanto descriverò oggi è contenuto in due documenti che tutte le comunità ricevono e si tratta di una guida nel processo di costituzione e di un'agenda degli impegni per creare proprio una comunità amica delle persone con demenza. Lo spiegava questa mattina bene John, essere una comunità amica delle persone con demenza significa avere un alto livello di consapevolezza della demenza, cioè di cosa comporta, ed essere in grado di offrire supporto e comprensione alle persone che ne sono affette. Leggo, in una comunità amica delle persone con demenza, gli abitanti comprenderanno la demenza e le persone si sentiranno incluse e coinvolte e avranno la possibilità di scelta e di controllo della propria vita. Nessuna comunità però può dire di raggiungere questo obiettivo a breve termine. Si tratta di un orizzonte molto lontano e per cui dobbiamo lavorare molto in maniera coordinata e in maniera integrata. Ecco perché da alcuni dati internazionali abbiamo scelto di portare anche il progetto di comunità amiche delle persone con demenza in Italia, perché sono 1.241.000 le persone affette da demenza, significa 1.241.000 famiglie. Il 75% di persone con demenza e il 64% dei loro familiari denuncia stigma ed isolamento sociale. Ed inoltre da alcuni dati internazionali è dimostrato che se le persone fossero coinvolte, ricevessero maggiore attenzione e supporto in alcune attività comuni, quotidiane come spostarsi, andare per negozi e visitare centri di culto, potrebbero avere un ruolo più attivo nella loro comunità. E allora da dove siamo partiti? L'abbiamo ricordato questa mattina da padre Giancarlo Politi, che proprio lo scorso anno, qui durante il nostro convegno, per la prima volta in Italia ha reso una testimonianza toccante di che cosa significa vivere con quella che lui ha definito la signora malattia. Allora il primo passo per costituire una comunità amica delle persone con demenza è proprio quello di chiedere, li abbiamo chiamati appunto i veri esperti, cioè le persone con demenza. Queste sono alcune frasi che abbiamo tratto dal suo discorso dello scorso anno. Ciascuno di noi ha bisogno di persone delle quali si fida e ai quali consegnare un pezzettino di vita. Tutto ciò che appare come possibile e che potrebbe interessare me, l'altro si accorge e me lo dà prontamente in modo assolutamente disponibile. Mi pare che questo sia il crescere o almeno una parte del crescere. E infine conclude, sei malato ma questo non ha tolto niente alla tua umanità. La malattia non toglie la tua capacità di essere padre, madre, figlio. Per cui nel processo di creazione di una comunità amica delle persone con demenza ricopre un ruolo fondamentale, l'ascoltare i bisogni, le aspettative e i problemi che le persone affrontano durante la vita di tutti i giorni. Allora ecco che cosa fa una comunità amica delle persone con demenza. Non sto qui a leggere tutti questi che possono sembrare grandi obiettivi, ma poi le singole realtà che poi parleranno dopo di me nel pomeriggio ci racconteranno davvero come li hanno resi concreti. Mi piace però sottolineare questo, che ci possono essere degli aspetti visibili e degli aspetti invisibili, ovvero rendere i trasporti appropriati o facilitare gli spostamenti nella città può essere fatto ad esempio tramite un corso, una formazione specifica che ricevono le persone e gli operatori. E in altro modo invece adattare i negozi e i servizi può essere invece fatto e agito in uno spazio fisico, ovvero modificando i corridoi, gli ambienti e migliorando la segnaletica, al fine proprio di aiutare i clienti e le persone. Quindi significa che possono fare due diversi interventi. Una comunità può decidere di lavorare con un intervento più evidente, visibile, e uno meno visibile, appunto quello della formazione, ma senza essere appunto meno importante. Allora queste sono le comunità che ad oggi fanno parte del network della Federazione delle Comunità Amiche in Italia. Sono 7 e sono Albino, Tradate, Scanzo Rosciate, Conegliano, Valpellice, Abbiategrasso appunto e Giovinazzo.
a partire da quelle che sono delle linee guida che appunto abbiamo validato internazionalmente grazie a un gruppo di lavoro del progetto pilota. Abbiamo sviluppato 7 punti qualificanti che ogni comunità deve conoscere e dalle quali partire proprio per progettare gli interventi. Ora li andrò ad elencare uno ad uno ed è importante sapere che l'adesione a questi punti è proprio il segno tangibile che la comunità si sta impegnando verso questo cambiamento. Innanzitutto bisogna costituire un tavolo promotore, cioè poter contare su un gruppo di persone motivate. È fondamentale per la riuscita e soprattutto per la sostenibilità nel tempo della comunità amica. Nel tavolo promotore devono essere coinvolte in primis le persone con demenza e i loro familiari. E poi i portatori di interesse, quelli che si chiamano stakeholder, ovvero noi individuiamo tutti quelli che possono essere appunto persone come forze di polizia, vigili del fuoco, associazioni, negozianti, autorità locali, servizi sanitari, tutta quella che è la comunità. Questo è un esempio della comunità di Abbiategrasso, ovvero tutte quelle che sono le realtà che abbiamo coinvolto nel nostro primo progetto pilota. E lo vedete, tutti quelli che prima abbiamo chiamato appunto portatori di interesse, associazione di familiari, la municipalità, il distretto sociosanitario, l'azienda e servizi alla persona, l'associazione di psicogeriatria e la fondazione di ricerca. È bene sottolineare come questi siano gli stakeholder principali. Poi mano a mano che il progetto prosegue si creano a loro volta dei sottogruppi di lavoro per cui appunto si entrano in gioco, entrano a far parte del tavolo promotore anche quelle che sono appunto le realtà, come abbiamo detto, come i vigili del fuoco, i servizi, la polizia locale, altre istituzioni. Come secondo punto qualificante è importante nominare localmente, ovvero identificare una persona che si assuma la responsabilità di portare avanti il percorso di comunità amica delle persone con demenza. Può essere un consigliere comunale, un rappresentante di un'associazione, un imprenditore locale o un membro della parrocchia. Questo lo decide localmente la comunità. Il terzo punto, ma che abbiamo già sottolineato in precedenza, è che per partire appunto, per costituire una comunità amica delle persone con demenza, bisogna ascoltare e dare voce alle persone stesse, perché il loro parere e il loro punto di vista è fondamentale, sia per aiutare ad indirizzare le azioni di sensibilizzazione, sia per dirci in comunità proprio quali servizi funzionano e quali no, quali vanno modificati e che cosa invece si può migliorare. E questo è un po' un percorso che abbiamo utilizzato con il progetto pilota di Abbiategrasso per raccogliere il punto di vista dei familiari e delle persone con demenza. Abbiamo condotto appunto un'indagine raccogliendo dei questionari e delle interviste. Il dottor Guaita poi questa mattina aveva già presentato i risultati. È fondamentale dire che entrambi, sia i colloqui che le interviste, le abbiamo adattate a seguito di un piccolo intervento che abbiamo fatto con un focus group, cioè con la collaborazione di queste familiari e di queste famiglie appunto. Focus group che per noi è stato fondamentale proprio perché partivamo da quelli che erano modelli internazionali e quindi dovevamo adattare quelli che erano questionari e interviste alla realtà italiana. Tramite questi questionari abbiamo indagato le abitudini, gli interessi e le attività che le persone comunemente svolgono all'interno della loro città, proprio perché le informazioni raccolte potessero poi indirizzare al meglio le azioni di sensibilizzazione. Una volta che abbiamo validato questi questionari, li abbiamo poi divulgati alle altre comunità, proprio perché potessero fare anche loro allo stesso modo. E questo è quello che ci hanno raccontato, che appunto già il dottor Guaita questa mattina ha presentato, le persone di Abbiategrasso, quindi quanto è emerso in termini di bisogni sia delle persone con demenza che dei loro familiari. Altrettanto interessante appunto questa mattina sono stati mostrati anche gli ostacoli che le persone intervistate hanno indicato, cioè nel mantenere questi bisogni e queste necessità. Andiamo al quarto punto, ed è elaborare un piano, cioè finalmente ci siamo, possiamo iniziare ad agire e quindi a fare in modo che le persone con demenza possano sentirsi sicure nell'accedere a propri servizi locali, ed è fondamentale appunto che tutti conoscano la demenza,
e capiscano che cosa significa convivere con essa. Sono tanti gli esempi di un piano di azione. Proviamo a leggerli insieme. Può essere organizzare corsi di formazione specifici, oppure nominare in azienda un incaricato che rappresenti un punto di contatto per il personale e i consumatori sulle tematiche della demenza, oppure produrre degli opuscoli informativi da distribuire alla popolazione con consigli utili e contatti. La Federazione ha fatto un pieghevole istituzionale che tutti voi appunto avete ricevuto e che anche le comunità hanno ricevuto, proprio perché sia un modo per divulgare questo progetto all'interno della comunità. Coinvolgere vigili, medici e farmacisti, ad esempio in iniziative come gli Alzheimer Café e nei centri diurni, proprio per iniziare a parlare anche di temi quali la sicurezza, la fruibilità di un ambiente. Stilare un elenco di persone che operano presso le organizzazioni e le imprese locali, di modo da sapere anche tutte le persone che devono essere coinvolte all'interno della comunità. E poi effettuare sopralluoghi a teatri, musei, edifici pubblici da parte di persone con demenza e dei loro familiari per suggerire dei miglioramenti. Oggi appunto abbiamo già sentito parlare dell'esempio del sopralluogo nella biblioteca di Abbiategrasso e penso che poi le comunità successive ci parleranno anche di altre loro esperienze. Il quinto punto qualificante è che una volta elaborato un piano di azione è fondamentale darne visibilità. Cioè, significa che devo illustrare a tutta la comunità perché sto lavorando su questo progetto, che cosa sto intraprendendo, quindi quali azioni sto portando avanti e le motivazioni che mi spingono ad andare avanti. Il messaggio non lo devo rivolgere solo alle persone con demenza e ai loro familiari, non sono solo loro che lo devono sapere all'interno della comunità, ma come abbiamo visto appunto a tutti i principali portatori di interesse, perché è intenzione di tutti garantire una sostenibilità nel tempo del progetto. Allora una rapida carrellata su quelli che possono essere i modi per dare visibilità all'interno della comunità, che possono essere appunto conferenze stampa o eventi di sensibilizzazione come delle serate, formazione degli alunni e riunioni pubbliche. Altre modalità per dare visibilità sono gli articoli sui giornali, una bella pagina Facebook, un sito internet o anche pagine di social network appunto o interviste televisive. Eccoci, ahimè, abbiamo partecipato anche a questo. Il sesto punto qualificante è quello di identificare una priorità di azione. Cioè abbiamo visto tanti esempi, però poi ciascuna comunità deve individuare quello da cui partire. Cioè tra tutte le iniziative va individuata una priorità. E questa parte sempre da quella che è l'analisi della situazione locale, da quanto è emerso dall'ascolto dei bisogni delle persone e dei loro familiari o eventualmente anche da altri esempi di altre comunità. E queste sono un po' le prime iniziative messe in campo dalle diverse comunità, proprio a partire da quanto è emerso, come vi dicevo, dall'analisi dei questionari. Ad Abbiategrasso siamo partiti col corso di formazione per la polizia locale, corso di formazione per genitori ed insegnanti a Giovinazzo, Conegliano ha fatto un corso di formazione per i servizi di emergenza e poi appunto quello per la biblioteca. Ultimo punto qualificante ma non meno importante, il professor Govoni questa mattina lo citava molto bene, è importante pensare ad un piano per misurare annualmente i progressi che ogni comunità fa e l'impatto soprattutto che questi progressi stanno avendo sulla comunità. È un'autovalutazione, proprio perché è la comunità stessa che si autovaluta e può avvenire in diversi modi, attraverso un focus group, quindi un piccolo gruppo di persone moderati e si focalizzano su uno specifico argomento, attraverso alcune interviste con i partecipanti circa appunto le iniziative svolte, dei questionari di gradimento a seguito magari di un corso di formazione e mi permetto appunto di ricordare che anche le comunità questi li hanno ricevuti, no? Proprio per vedere se effettivamente la formazione ha avuto il successo e l'esito sperato e desiderato. Un'attività tipo mystery shopping, di questo forse una comunità ce ne potrà parlare, è un esperimento, ovvero una persona con demenza e un familiare fanno recandosi all'interno di un negozio
che ha ricevuto già una formazione specifica per valutare se effettivamente i commessi, gli operatori si comportano in maniera adeguata o se invece è necessario un intervento ulteriore. E un'ultima modalità per monitorare è quella di partecipare ad un'indagine annuale che la Federazione richiede a tutte le Dementia Friendly Community, proprio per poter garantire anche la continuità e quella sostenibilità nel tempo che abbiamo detto. Chiediamo alla comunità di compilare questo questionario, alla ricezione questo questionario valuta appunto la coerenza e l'efficacia degli interventi e nel momento in cui appunto la federazione lo riceve le realtà hanno accesso al rinnovo dell'utilizzo del logo, quindi significa che sono appunto possono utilizzare il logo, ok? Quindi sono di nuovo Dementia Friendly per l'anno successivo. Fino a qui ho dato un po' una rapida carrellata di quelli che sono i 7 punti qualificanti e che rendono appunto una Dementia Friendly Community tale. Ora questa slide mostra quelle che sono le 8 aree tematiche che sono state individuate prendendo spunto da quelle che sono dal progetto delle Age Friendly Cities dell'OMS. All'interno di ogni area, non so se si riesce a leggere, ci sono identificati dei sottoambiti specifici nei quali la comunità può lavorare. Sono aree che riguardano tutti gli ambiti di vita quotidiana, come l'accessibilità e la sicurezza al domicilio, il tempo libero, la comodità e la fruibilità dei trasporti o ad esempio appunto il commercio e le organizzazioni. Non è un elenco completo, se ne possono aggiungere, ogni comunità in base alle proprie caratteristiche ne può trovare di nuovo. Ripeto, sempre partendo da quello che è l'ascolto dei bisogni e delle persone. Fondamentale è un passo in più in queste aree, ovvero individuare quelle che sono le iniziative o le attività che una comunità ha già messo in atto, quali sono quelle che debbono essere riprese, perché magari sono state effettuate ma i risultati non sono stati poi quelli sperati, e quelle che invece sono concluse. Spero sia chiaro. Nell'esaminare poi le 8 aree, un modo utile per ciascuna comunità è quello di programmare queste 8 aree nella lettura di quelli che sono questi 4 fattori costitutivi, ovvero devo pensare alle persone che saranno coinvolte, cioè sia coloro che convivono con le persone con demenza, sia coloro che offrono i servizi e interagiscono. Quali saranno i luoghi oggetto di questo cambiamento, quindi proprio gli spazi fisici, in modo da renderli maggiormente adatti, appunto ad esempio tramite cartelli, segnaletiche, indicazioni. Quali saranno i processi, cioè attraverso quali azioni e quali strategie io potrò concretamente ottenere e portare avanti la mia iniziativa. E poi quali saranno le risorse, si citavano stamattina appunto di natura economica, di tempo o di persone che la comunità impiega nel progetto di comunità amica delle persone con demenza. Per cui ogni iniziativa va analizzata attraverso questi 4 fattori costitutivi, in modo che io possa sapere sempre per ogni iniziativa e per ogni area quali sono le persone che ho coinvolto, quali sono i luoghi dove sono andato a lavorare, attraverso quali strategie o quali azioni e quante risorse mi è costato. Sono giunta al termine di questa carrellata e mi auguro che, seppur rapida, ma ricca di caratteristiche e richieste, non abbia intimorito qualcuno nel pubblico o frenato magari i desideri di crescere, di diventare, entrare a far parte del network delle comunità amiche delle persone con demenza, bensì abbia reso bene l'idea che entrare a far parte in quello che è un progetto internazionalmente riconosciuto è di aiuto e ogni singola nostra iniziativa, pur piccola che sia, conta molto. E io vi ringrazio per l'attenzione.